Ciao, sono Teresa Montesarchio ed oggi con lo Sbrogliamente parliamo di bagni di suono. L'ultima ricerca di Liz Cooper, condotta alla British Academy of Sound Therapy, ha dimostrato che una breve sessione di terapia del suono, che la ricercatrice definisce sound bath, bagno di suono appunto, è in grado di produrre effetti benefici di lunga durata. Quando siamo in fase di addormentamento, il cervello passa per alcuni stadi verso uno stato di incoscienza e quindi addormentato. Fra l'essere completamente svegli ed essere totalmente privi di coscienza, esiste un range di diversi stati di coscienza, in cui il cervello è consapevole ma in un modo particolare. Ad esempio, quella piacevole sensazione poco prima dell'addormentamento o poco prima del risveglio da una buona sessione di sonno è caratterizzata prevalentemente da onde alfa o teta, che caratterizzano uno stato di coscienza alterata associato alla creatività, alla rigenerazione cellulare, al ristoro mentale dovuto all'equilibrio sodio-potasso e ad altri numerosi benefici. Nella maggior parte del tempo questo stato mentale è fuggevole e non abbiamo dunque la possibilità di godere. A meno che non veniamo addestrati per questo. Questo è lo stato mentale dei meditanti esperti e richiede una certa familiarità con la meditazione svolta su base giornaliera. Secondo Liz Cooper è possibile raggiungere questo stato meditativo profondo attraverso i bagni di suono, con delle differenze fra l'ascolto in cuffia e l'immersione live nell'esperienza, a causa delle vibrazioni che attraversano l'intero corpo quando gli strumenti suonano dal vivo. Nel post inserisco il link ad una delle sessioni di sound bath di Liz Cooper da ascoltare rigorosamente in cuffia e se ti va fammi sapere che effetto fa. Io sono Teresa Montesarchio e questo è lo Sbrogliamente e se vuoi saperne di più su mente e cervello, metti mi piace alla pagina Facebook. Ciao!